Ma abbiamo servizi questa settimana? Sì, è tutto pronto. Sì, ma lo sai che oggi è anche la festa della mamma? Ah, già, è vero, anche la festa della mamma. Ma lo sai che abbiamo anche preparato una poesia divertente per la festa della mamma? Ah, davvero? La mia mamma è... Colei che mi ha insegnato l'ironia. Prova a ridere che ti faccio piangere io. Colei che mi ha insegnato il ciclo della natura. Così come t'ho fatto, ti distruggo. Colei che mi ha insegnato la logica. Perché così? Ecco perché. Colei che mi ha insegnato l'esistenza. Non ti alzi da tavola finché non finisci quello che hai nel piatto. Colei che mi ha insegnato le buone maniere. Tanti auguri, mamma! Benvenuti a una nuova puntata del CG dei ragazzi. Il 1 maggio si è svolto l'Organ Day 2023 nelle terre di Leonardo. Damiano ha preso parte agli eventi della manifestazione e ha realizzato diverse interviste per il nostro TG. Vediamo il servizio. Lo scorso 1 maggio abbiamo partecipato all'Organ Day, una giornata organistica itinerante che raduna appassionati da tutta Italia, all'insegna dell'amicizia e della condivisione. Quest'anno l'evento è stato organizzato in Toscana. Al mattino è stato possibile visitare una fabbrica d'organi, scoprendo passo per passo come vengono costruiti questi complessi strumenti musicali. Nel pomeriggio è stato invece possibile provare alcuni esemplari di organi a canne, rispettivamente nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliano di Vinci e ad Empoli, nella collegiata di Sant'Andrea. Siamo qui con l'organizzatore dell'Organ Day, Giuseppe Di Staso. Quando nasce questa iniziativa e da quanto c'è? Allora, questa iniziativa nasce nel 2005 a Parma da un organista che si chiamava Ugo Leoni, che è scomparso 3 anni fa, che ha sempre avuto questo spirito di radunare appassionati di organo attorno appunto alla passione per questo grande strumento. Dal 2018 io ho preso le redini di questa iniziativa e la sto portando in giro per l'Italia. Quindi vuol dire che ogni anno organizziamo una giornata in una città diversa della penisola italiana dove cerchiamo di radunare gli appassionati di organo con cui di solito siamo in contatto tramite Facebook, Instagram oppure tramite i canali social. Ma ad un Organ Day possono partecipare tutti, sia dai professionisti, quindi dagli organisti o dagli organari, sia ai semplici appassionati di organo, ma per esempio come la giornata di oggi che è all'interno di una fabbrica, anche persone per esempio curiosi, chi vuole capire come funziona un organo, anche perché sappiamo benissimo che un organo non sono soltanto le canne di facciata, ma dietro c'è tutta una macchina sonora che merita di essere scoperta. Quando nasce la fabbrica? Allora, la fabbrica nasce quasi 70 anni fa, in un piccolo, come dire, una città del Piemonte, Mondovì, per un incontro fortuito di nostro nonno Rosario Chichi con un sacerdote, Monsignor Moretti, che era un grande organologo, ecco, come dire, importante e famoso, ecco, di quei tempi, che lo spinse a intraprendere questa attività. Dopo 70 anni, in Toscana, nelle terre, ecco, di Leonardo, come dire, ecco, da Vinci, abbiamo la nostra attività molto più sviluppata e ingrandita. E siccome le canne vengono saldate, nessuna tecnologia strana rispetto a come si faceva centinaia di anni fa, funziona alla solita maniera. Viene rimosso il metallo dove c'è bisogno di fare la saldatura e viene ordinata, precisa. Poi prendiamo una canna già tagliata, questa è una decima quinta per gli addetti ai lavori, è il re della decima quinta. L'intonazione si fa sulla carta, quando decidi le progressioni, le misure per cui, con cui si realizzeranno le canne. Come si svolge il vostro lavoro? Allora, in primis uno strumento nasce sulla carta, quindi da un progetto molto attento e poi successivamente da tutte le fasi, quindi la costruzione delle canne, la costruzione dei somieri, dell'organo, dell'estetica, di tutte le parti che lo compongono. Un lavoro che in base alla grandezza dell'organo varia da pochi mesi a molti anni, a seconda di com'è. Ci sono dei giovani, dei ragazzi che si avvicinano a questo mondo? Assolutamente sì, non sono molti, però ecco, ringraziamo Dio che alcuni ragazzi giovani si appassionano ancora a questo strumento meraviglioso, il re degli strumenti musicali, a detta di tanti.
È un grande onore avere qui con noi Giancarlo Parodi, organista e concertista di fama internazionale, già docente nei più importanti istituti musicali italiani. A lui volemmo fare alcune domande. Cosa prova oggi ad essere qui? Gioia, piacere, perché vedo che tante persone sono ancora interessate allo strumento, che è stato un po' il significato della mia vita musicale. Cosa ne pensa del futuro della musica organistica? Se i miei colleghi studiano seriamente la musica e si mettono a servizio della cultura e anche della liturgia, sono certo che nella Chiesa si userà ancora l'organo come strumento di preghiera, di, come si potrebbe dire, di elevazione spirituale, ma anche di ricco bagaglio di cultura, e anche attraverso il mondo concertistico dell'organo. E con queste ultime immagini dell'Organ Day, la linea ritorna allo studio. Il 6 e 7 maggio al Dial Marughiero della Spezia si è tenuto lo spettacolo teatrale Di Rimpetto, sinfonia ad un tratto di strada nato dalla volontà di far incontrare e interagire studenti e detenuti. Giulia ha avuto la possibilità di intervistare sull'argomento Renato Bandoli della compagnia Gli Scarti. Vediamo l'intervista. Ciao, siamo qui con Renato Bandoli, che si occupa anche del progetto appunto Di Rimpetto. Cos'è il teatro per voi e in generale, diciamo? Per me il teatro è un mezzo di conoscenza, è un mezzo per disvelare delle verità che stanno sotto il naso di tutti, nella quotidianità, nella realtà. Ma cos'è questo progetto, diciamo così, Per Aspera ad Astra? Allora, Per Aspera ad Astra nasce nel 2018, e attualmente sono coinvolte 15 carceri in tutta Italia, da Palermo a Milano, a Torino e altre tante altre città, compresa La Spezia. La Spezia, col carcere di Villa Andreino, partecipa dal 2018 e questo è il quinto spettacolo che realizziamo con i detenuti. Quest'anno si è deciso di lavorare con gli studenti delle scuole superiori insieme ai detenuti. Il progetto, che si chiama Di Rimpetto, porta questo nome proprio perché i due istituti, scolastico da una parte e penitenziario da quell'altra, si fronteggiano, si vedono, si guardano, ma non si conoscono. Quindi questo ci è sembrato un modo per far conoscere i detenuti agli studenti e gli studenti ai detenuti. Cos'è per voi questa esperienza? Quale significato ha e quali ruoli ricoprite all'interno dello spettacolo? Io innanzitutto nello spettacolo rappresento un po' l'ombra di Caino, perché nello spettacolo appunto ci sono queste due figure fatte dai detenuti, che sono Caino e Abele, e si fronteggiano queste due squadre. E appunto quello che è stato per me questa esperienza è sicuramente un'esperienza di un valore umano incredibile, perché siamo entrati in contatto appunto con queste persone che vivono una condizione da cui non possono uscire più, e quindi vivono questa condizione di reclusione e di esclusione dalla realtà. Nello spettacolo io sono una componente della squadra di Caino, perché come diceva Andrea, lo spettacolo è immaginato come una partita di calcio tra queste due squadre, quella di Caino e quella di Abele. Questo progetto mi ha dato un sacco di emozioni, perché appunto parliamo di persone che sono escluse dalla società, e una realtà che tende ad essere cancellata e di cui si conosce molto poco, e quindi vederla dal vivo, non in un film, com'è davvero, cosa succede davvero, ti colpisce molto. Io come la Marti sono, diciamo, nella squadra metaforica di Caino come ruolo, e questo progetto, diciamo che è stato interessante
soprattutto per quanto riguarda il fatto di lavorare con i detenuti. Quali soggetti hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo? Innanzitutto bisogna ringraziare la Fondazione Carispezia, che insieme ad ACRI è l'ente finanziatore di tutto il progetto. Il progetto è diretto dall'Associazione Scarti e vede la collaborazione comunque della direzione della casa circondariale, la direzione, la presidenza del liceo artistico Cardarelli, che vanta il numero maggiore di attori studenti. Alla fine in scena saranno oltre 50 tra detenuti e studenti, 50 persone, 50 attori. Questi sono i soggetti che hanno realizzato, realizzano per il debutto il progetto di Rimpetto. Lo spettacolo è stato realizzato con la regia di Enrico Casale e con tutti i collaboratori del progetto, che sono Simone Benelli, Damiano Grondona, Alessandro Ratti, Alice Parodi, Davide Sinigaglia, che si è occupato delle musiche e della ritmica. Progetti come Per Aspera d'Astra non mirano immediatamente alla rieducazione del detenuto. Il problema è sempre puntare ad un oggetto d'arte. Il problema è che il teatro o è arte oppure manca i propri obiettivi. Quindi, in che maniera il teatro, però, come disciplina, come pratica, può aiutare chi si trova nel mondo della reclusione? Sostanzialmente, con una formula si potrebbe dire che il teatro, proprio per le sue modalità di sviluppo e di pratica, serve a riattivare delle energie che magari la persona detenuta, non il detenuto in quanto tale, ma la persona, l'essere umano in stato di detenzione, magari non sa di avere. Numerosi detenuti che hanno lavorato in passato con noi, alcuni di loro continuano a fare teatro, hanno scelto la vita nel teatro, hanno scelto di continuare a mettersi in gioco praticando l'arte della scena. Ringraziamo Renato, Martina, Andrea e Maya per la loro disponibilità. Grande successo dello spettacolo, che con 5 repliche in 3 giorni ha avuto più di 800 spettatori e tanti applausi. Elisabetta ci presenta il libro La vita di un gatto, attraverso le risposte che la stessa autrice, Sonia Tognoni, ha dato alle sue domande. Conosciamo la scrittrice e la sua opera. Siamo qui con la scrittrice Sonia Tognoni, autrice del libro La vita di un gatto. Come ti è venuta l'idea di scrivere un libro su un gatto? Buonasera a tutti, ciao Elisabetta, un piacere di essere qui, grazie mille per avermi invitato. Come mi è venuta l'idea? È una lunga storia, diciamo che nel momento in cui lui ha deciso di partire, io ho sentito il bisogno di raccontare la sua storia. Volevo che tutti i bambini venissero a scoprire che cos'è stata la sua vita in casa mia. Come mai l'hai chiamato gatto e non con i tanti nomi che si danno ai gatti? Allora, l'ho copiato da un film, Colazione da Tiffany, se si può dire. Lei aveva un gatto, non era nero, però non sapeva come chiamarlo, lo chiamava gatto. E io amavo quel film, lo amo tuttora, per cui ho deciso di chiamarlo gatto. Ci vuoi raccontare qualche episodio particolare di gatto? Il libro contiene 10 capitoli, per cui io parto esattamente da quando lui è arrivato, per cui racconto tutto quello che ho fatto per lui sin dall'inizio, e poi ho estrapolato da questi 12 anni alcune cose più belle e simpatiche che lui ha combinato in casa, tipo un grande cacciatore, perché gli piaceva cacciare tutti i mosconi di casa, è riuscito a cacciare anche un uccellino, però l'abbiamo salvato, e poi amava studiare. Lui studiava insieme a mia figlia Sara e tutti i giorni loro passavano le loro giornate studiando e si sdraiava su tutti i libri aperti che lei aveva e stava lì con lei tutto il giorno. Lui ne ha combinate di tutti i colori, ha catturato anche un geco e poi ha cercato di catturare anche un topolino che si è arrampicato sul terrazzo. Insomma, per fortuna quello in casa non me l'ha portato.
perché poi tutti i trofei che lui prendeva li portava a Sara in dono. Erano regali che lui faceva per lei, glieli portava su un tappeto rosso in camera. Poi, che dire, 10 capitoli non sono tanti per una storia di una vita, però ho cercato di mettere assieme le cose più importanti e più belle che mi ricordano lui. Quanto tempo hai impiegato a scriverlo? Un'estate. Diciamo che nel momento in cui ho deciso di scrivere ho radunato un po' nella mia testa tutto quello che poteva essere più bello di lui. E poi ho iniziato un po' alla volta a buttare giù delle idee e a un certo punto mi sono ritrovata che avevo scritto 2 capitoli senza rendermene conto. Ma la cosa che più mi è piaciuta è che l'idea mi veniva sempre quando ero al mare e ho scoperto, e non lo sapevo, che il mare mi stimola la mente, per cui quando sono al mare mi vengono un sacco di idee. Per cui diciamo che l'ho scritto in spiaggia questo libro. All'interno del libro ci sono diversi disegni. Come mai hai deciso di farli? Ho pensato che per un bambino un libro con dei disegni potesse essere più stimolante nel leggerlo e anche l'avrebbe portato di più nell'interno della storia. Vedendo esattamente le sue foto, perché i disegni vengono dalle foto, e per cui ho pensato che poteva essere più bello. Tra l'altro ho illustrato anche un libro da colorare che lo possiamo vedere qua. Praticamente è la stessa storia, però ho fatto un riassunto e ho fatto i disegni ingranditi in modo da poterli colorare. E così anche un bambino più piccolo può avere la storia di Gatto e colorandola partecipa esattamente alla storia. Quanto ti manca Gatto? Mi manca tantissimo, però parlo di lui tutti i giorni perché sono andando anche nelle scuole e racconto la sua storia a tutti i bambini. Sto facendo il giro di alcune scuole dello Spezzino, sono stata anche a Santo Stefano, a Ponzano Magra e prossimamente sarò ad Arcola. Per cui raccontando ai bambini la storia io sono sempre con lui. Hai preso un altro micio? Diciamo che è questo micio che ha preso me. Pensavo di non volere più animali domestici perché mi ha fatto stare male perdere Gatto. E soltanto se mi avesse scelto un animale pensavo di tenerlo. Infatti questo è quello che è successo. Una sera questo gatto ci ha scelto me, ha scelto mia figlia, e per cui l'abbiamo adottato e adesso abbiamo Tommy. Non sostituisce il gatto, però è molto dolce anche lui. Come si diventa scrittori? Tutti possiamo diventare scrittori. L'importante è leggere molto. Leggendo riusciamo a estrapolare più versi nella mente, per cui riusciamo poi a scrivere meglio. E io ho fatto anche un corso per poter migliorare la mia scrittura, ovviamente ci sono tantissimi corsi per migliorarsi in qualsiasi cosa comunque, però ecco, l'importante è leggere. Ringraziamo Sonia Tognoni che ci ha presentato Gatto ed è Elisabetta a voi studio. Ed ora l'appuntamento con la posta di Greg. La posta di Greg? Greg, cosa stai facendo? Oh, sto preparando un regalo per la festa della mamma. Ah, che bello! Ma cosa gli hai regalato la mamma? Una scatola di cioccolatini. Ah, bella una scatola di cioccolatini. Penso che l'apprezzerà. Oh sì, ora l'ha in pacchetto. Ecco, bravo. Ma scusa un attimo, ma posso vedere un attimo? Ok. Non è una scatola di cioccolatini, è un cioccolatino. Oh, no, era una scatola. Ma non c'è. No, ti spiego. Spiegami. Dunque, ce n'erano tanti. Io volevo sapere se erano buoni per non fare brutta figura. E quindi? Li ho assaggiati. Ma tutti? Ne hai lasciato uno? Oh sì, ho lasciato quello rosa che piace. Greg, per favore. Guarda, facciamo una cosa. Mettiamo questo cioccolatino qua. Metti via lì, grazie. Ecco.
E ora andiamo a comprargli una scatola di cioccolatini. Dici? Dico sì, ma abbi pazienza. Alla mamma, poi. La mamma bisogna fargli un bel pensiero, perché oggi è la festa della mamma, quindi quasi d'obbligo, nel senso che la mamma, le mamme sono talmente tanto generose nei nostri confronti e gratuitamente, che sarebbe anche giusto fargli un giusto regalo, no? Che dici? Oh, sì, sì, ok. Oh, paghi te? E pagherò io, pazienza. Dai, va bene. Allora, prima che andiamo a comprare, facciamo questa posta di Greg? Sono io! Oh, Cri! Dimmi! Oh, sai che penso di essere cresciuto? Ah, meglio! Bene, che bella notizia, sono contento! E perché, scusa? Oh, inizio a fare le domande di senso! Ah, meno male! E che domande ti fai di senso? Sentiamo un po'! Oh, per esempio, le pecore, prima di addormentarsi, cosa contano? Che domanda è? Io conto le pecore. E le pecore cosa contano? E conteranno te. Oh, ma dai, ma questa è una domanda di senso secondo te? Oh sì. Oh. E poi c'hai altre domande di senso? Oh sì. Allora, perché il contagocce si chiama contagocce se fai le gocce le devo contare io? Greg. Mamma santa, ma sei convinto di quello che dici? Oh sì, c'è un'altra domanda che mi assilla la testa. Oh, e che domanda è? Se ti posso aiutare, ti aiuto a rispondere. Nell'arca di Noè. Noè. Perché ha fatto entrare le zanzare che sono fastidiose? Basta, ti prego, guarda, non ce la posso più fare. Meno male che sono arrivate delle mail, che così almeno leggiamo le letterine, perché veramente queste domande non hanno senso. Oh, allora vuol dire che non sono tanto cresciuto. Mi sa che ancora di strada ne devi fare un pochino, forza. Ok, ma non ti deprimere, è normale. Vediamo un pochino chi ci manda queste meravigliose letterine. Oh, guarda, qui ci manda un bellissimo disegno Veronica. Vediamo un pochino, eccolo qua. Allora, Veronica ci manda. Ah, ma guarda che meraviglia. Oh, saranno i suoi gattini. Eh sì, saranno i suoi gattini. Oh, ho una domanda di senso sui gattini. Sentiamo. Oh, ma perché i gattini hanno i canini e invece i cani non hanno i gattini? Oh, Greg, ti prego. Veronica, hai fatto un disegno meraviglioso, ti ringrazio io perché lui è impegnato con le domande di senso, oggi si sente filosofo. Ecco, va bene. Poi vediamo un po', abbiamo un altro bel disegno che ce lo manda Sara, guarda, c'è anche scritto: ciao Greg, come stai? Ti voglio bene, ciao! Oh, grazie Sara, è meraviglioso! Oh, guarda che cuore grosso rosso! Oh, io guardo un sacco bene la Sara, penso proprio di sì, E poi invece, guarda, Greta ci ha fatto due magnifici disegni. Guarda, il primo penso che lo voglia addirittura dedicare alla sua mamma, perché disegna lei, poi Giorgia e la mamma Simona, Guarda che meraviglia, nel parchetto. Oh sì, che togo! E c'è anche scritto: da Greta, Greg ti voglio tanto bene, un bacione grosso grosso. Grazie, grazie, meraviglioso! E sempre Greta, guarda, ti ha fatto sopra la barchetta nel mare. Oh che togo, oh, sono io! C'è anche il cestino della merenda. Meno male. Guarda, ci sono un sacco di pesci, il pesce squalo, il pesce martello, il pesce sega, il pesce rosso. Oh, ho una domanda di senso. Torna! Ma secondo te i pesci, devono aspettare 3 ore dopo aver mangiato per fare il bagno? Greg, ma mangiano nell'acqua! Ma per favore! Oh, allora non faccio più domande di senso. Ecco, bravo, allora guarda, facciamo una bella cosa. Facciamo gli auguri a tutte le mamme, proprio tutte tutte. Oh sì, a tutte quante, tutte! Anche te la tua! Esatto, farò anch'io gli auguri alla mia mamma. Auguri mamma! Oh, e la mia nonna? Eh sì, è la tua nonna, Ma soprattutto vogliamo fare gli auguri anche alle mamme che hanno desiderato avere dei figli e che magari non li hanno potuti avere e che quindi li hanno adottati, oppure alle mamme affidatarie. Pensa a te che meraviglia, che amore incondizionato hanno queste mamme qui, Oppure anche quelle semplici mamme che si occupano di altre mamme in difficoltà. Pensa che amore che dedicano anche loro. Quindi il nostro augurio va proprio a tutte le mamme. Oh sì, auguri, grazie, grazie, grazie. Bene, la
Allora mandateci tante belle letterine. Viva la mamma e ciao a tutti alla prossima settimana con la posta di Greg, che sono io! Per oggi il TG dei ragazzi si è concluso. L'appuntamento è la prossima settimana. Non mancate!